Perché adesso sentiremo dal futuro, puoi anche favorire gli effetti, appunto, perché, ecco. Solo questo è preparato, solo questo, Ricky. Ricky, potevi trovare una cosa o meglio, vabbè. Cosa di più carina, in sostanza ci racconterà tutto quello che tra poco entrerà a far parte o potrà entrare a far parte della nostra vita. Okay. Ci dovete scrivere, poi Giusy ci dirà, beh, Giusy è un po' più, io sono molto aperto, devo dire, tu sei più trattenuta, se tutto ciò vi spaventa, vi piace, vi affascina, vi prendo inquieta. Appunti, prendo appunti, lasciamo parlare Marco. Prego, prego, dal futuro, Vi parlo dal 2022, qui ho avuto l'opportunità di vedere che cosa sta succedendo in questi anni e davvero le cose sono cambiate tantissimo. Pensate che ci sono persone che praticamente agitano le mani senza indossare nulla, camminando per strada e non hanno il vivavoce del telefono, ma indossano tutti delle lenti a contatto che in realtà sono l'equivalente dei vecchi smartphone, quelli che avete nel 2000, che proiettano sostanzialmente su queste lenti e quindi sulla realtà, per cui si vedono le scritte, insomma, come se fossero in sovrimpressione sulle cose, sulle persone. Si tratta della realtà aumentata, in sostanza, cosa che già c'era 10 anni fa, cioè nel vostro 2012, ma sugli smartphone. Invece adesso qui è proprio davvero, come dire, una cosa che si indossa regolarmente, la indossano tutti, e ogni persona, pensate, che ha un fumetto sopra la testa, cioè si vede questo fumetto, che ovviamente è ricreato dalla lente a contatto, in cui si vede il nome, no? Il nome della persona, che cosa fa, se ha degli interessi vicino ai tuoi. Chiaramente questo accade per strada, accade ovunque, purché la persona ovviamente abbia reso possibile questo, perché qui la privacy è molto molto importante. Quindi ci sono davvero questa grande differenza tra chi ha deciso di rendere pubbliche le proprie informazioni, a quel punto la propria vita, la sua vita è davvero disponibile a tutti, e chi invece non lo ha fatto, no? Addirittura pensate che quando si parlano tra stranieri si vedono i sottotitoli, no? Sotto il mento, è straordinario. Nei club ci sono i single, no? Che a differenza da quelli, insomma, che non sono disponibili, come dire, hanno un pallino e un colore diverso che si vede sulla testa, è straordinario. Ma anche i negozi sono cambiati tantissimo. Ormai sono dei grandi punti di consegna merce, cioè i negozi al dettaglio sono ormai una rarità. La merce, pensate, che viene venduta solamente online, non esiste più nemmeno, come dire, la carta fedeltà, ecco, ormai è smaterializzata, sono tutte dentro un'applicazione centralizzata, cioè il frigo che fa la spesa da solo. So che può fare paura, ma qui ormai tutti si sono abituati, è stata una trasformazione che in questi ultimi 10 anni davvero è entrata nella vita di tutti, no? E peraltro i centri delle città stavo davvero vedendo che sono assolutamente vuoti, cioè non ci sono più automobili, quelle poche sono elettriche e si possono condividere anche le automobili. Pensate che sempre con questa logica della realtà aumentata, delle lenti a contatto, quando passa una macchina si vede se sta andando nella direzione in cui vuoi andare tu e se ha un posto disponibile, e quindi se è disponibile ovviamente a darvi un passaggio, e a quel punto poi magari potete condividere le spese, ed è straordinario perché passa ovviamente tutto da un conto all'altro. Qui insomma è cambiato davvero tutto in soli 10 anni, è incredibile. Si trova lavoro davvero nei modi più strani, perché potendo riconoscere le persone grazie a quello che sono, anche solo camminando o in un ufficio, beh, potete immaginare quante cose sono cambiate. Ora scusate, mi suona una lente a contatto, vi devo salutare, ci vediamo settimana prossima quando ritorno dal futuro. Ciao. È veramente un personaggio incredibile. Io non posso riferire i messaggi MCC. Che sono appena arrivati. Riferisci, dai, almeno due. Non è due. Possibile, no, non si può fare perché non è radiofonico. Ne leggo uno che è leggibile, tipo sì. Molto divertente. Beh, uno leggo io, cambia pusher, dai, questo lo possiamo leggere. Però voi scherzate, non credo sinceramente che tra 10 anni, non so in che futuro sia andato MCC, non credo che tra 10 anni i centri di città siano vuoti, almeno non in Italia. Neanche io credo. Questo. E invece occhio che quella delle lentine sembra fantascienza, ma non è fantascienza. E invece a me quello lascia molto perplessa, proprio perché non immagino un oggetto invasivo nel nostro corpo come le lenti. Mi dà molto fastidio solo l'idea. Pensate, sono le persone che litigano adesso per non mettersi le lenti a contatto, che ce le mettiamo al posto dello smartphone. Ma lì serve tanto altro. Questa condivisione quindi ti spaventa, ti inquieta alquanto. No, mi piacerebbe molto perché facilita molto le allora cose, sì, ma non attraverso lentine. Puoi usare gli occhiali. Mettetemi un occhiale, Google bravo. Li ha già prodotti. Mettetemi una cosa su una mano, che certo. Dove vedo un monitor, va bene, ma sì. Una lentina nell'occhio, insomma. Però la lentina fa più futuro, fa più fantascienza. Sì, sì,
senza, capito? Google ha già sperimentato gli occhiali con la realtà aumentata e con le informazioni che tu puoi di volta in volta, naturalmente ci deve essere dall'altra parte qualcuno che le trasmette queste informazioni, che sia un ente, un ufficio, un essere umano o quant'altro. Comunque non piace, perché il futuro o terrificante prospettiva, ah, ecco. Futuro di una tristezza disarmante, meno male che siamo nel 2012. Vi capisco, ragazzi, vi capisco. Senti questo, sempre un SMS, una castroneria micidiale, in effetti è un po' una cialtronata, diciamolo. Mi sto scompisciando le risate, Patrizia da Lodi. Ma guardate che MCC è così, è fatto così. Adesso ve la dico tutta. In questo momento lui è in volo tra Londra e Roma. Mi ha chiamato e ha detto: mi metto in contatto con la compagnia aerea, chiedo il permesso di telefonare da bordo, dalle nuvole, così diciamo. Questa, ovviamente non gli hanno concesso il permesso e allora si è inventato il viaggio nel futuro. È un mito. Grazie a Marco Camisani Calzolari, che ritroviamo giovedì prossimo.